Onorevole Emanuele Fiano, perché è importante scendere a Roma in piazza il 25 ottobre? Ma intanto per contarci, non c'è dubbio che uno dei temi della manifestazione è vedere quanti siamo. È una manifestazione lanciata con molto anticipo e per cui abbiamo avuto molto tempo per assaporare che cosa abbia significato per il paese e il governo Berlusconi. Molti tagli, tagli alla scuola, tagli nelle forze dell'ordine, molti mancati finanziamenti nella nostra città, Milano, tagli di centinaia e centinaia di milioni di euro per infrastrutture che servirebbero a Milano per lo sviluppo del paese, non solo per Milano. Mancano i soldi per l'Expo, mancano i soldi per la sanità di Lombardia. Per tutte queste ragioni noi dobbiamo far vedere al paese che esiste un'altra politica, che esiste un'opposizione, che questa opposizione non si è persa d'animo, che ha subito una sconfitta forte ma che ha ricominciato a fare politica. E poi dobbiamo essere in piazza perché è passato un anno, è un compleanno. Il 14 ottobre noi abbiamo festeggiato un anno dalla nascita del Partito Democratico, con tutte le critiche, i litigi, le correnti, le associazioni, le fondazioni, ma da un anno c'è una novità in Italia. E questa manifestazione è anche il festeggiamento di un compleanno, e se non ci fosse stato il Partito Democratico il quadro politico non sarebbe cambiato come è cambiato. Per questo, per contarci, per far vedere che sappiamo che cosa sta facendo di male all'Italia il governo Berlusconi, per dimostrare che abbiamo idee nuove e buone, e per festeggiare questo compleanno saremo in piazza il 25.